Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, vediamo se è tutto in ordine e la cosa sta funzionando. Ci colleghiamo nel frattempo anche Ah, live. è tutto in ordine e la cosa sta funzionando. Ci colleghiamo nel frattempo anche Su live. live. È tutto in ordine e la cosa sta funzionando. Ci colleghiamo nel frattempo Anche anche. su, perfetto, ci siamo. Ok, sembra che ci siamo. Magari aspettiamo un attimo che le persone si colleghino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vedo si stanno collegando le persone. Eccoci qua e vedo anche la preside in linea che ci attende. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno in questa assemblea d'istituto. Un po' diversa dal solito, il Covid ci ha portato anche questa di novità. Dunque, mi sembra che al momento stia tutto funzionando, che siamo in live, si cominciano a collegare le persone, e anche qui su Instagram vedo che le persone si stanno pian piano aggiungendo. Chiedo scusa se lo sguardo a volte passa di qua o di là, ma sono collegato con tre schermi contemporaneamente e spero di riuscire a far tutto. Tra l'altro, chiedo anche scusa se c'è questa specie di luce un po', diciamo, quasi angelica, stile Barbara D'Urso, però non sono riuscito a fare di meglio. Allora, giusto per dare una brevissima spiegazione, prima di far dare la parola la preside, la professoressa Luciana Leonelli, vi spiego rapidissimamente perché stiamo facendo questa live. È un Q&A, quindi un domande e risposte. Come probabilmente quasi tutti voi saprete, mi sono state poste una serie di domande e cercherò in questa giornata di oggi di risponderle. Solo che lasciamo subito lo spazio alla professoressa che ci fa i saluti ufficiali di rito. Io adesso l'aggiungo insieme a me al video, così che potete vederla e può salutarci. Allora, eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno, allora io sarò brevissima. Vabbè, ringrazio Trivelli, dottor Trivelli, perché ha dato la disponibilità ai vostri rappresentanti di istituto per l'organizzazione di questa giornata. Sono contenta che si possa organizzare un'assemblea plenaria d'istituto in questa modalità a distanza, perché è sempre un bene garantire la possibilità della partecipazione degli studenti. Mi permetto di dire una cosa soltanto. Il motivo per cui siamo stati contenti, anche noi adulti del Liceo Donatelli, appunto che dottor Trivelli collabori insomma con noi, è anche in relazione al fatto che quest'anno la nostra scuola è stata interessata in un modo traumatico dal problema appunto dell'abuso di sostanze da parte appunto di tanti ragazzi dell'età vostra. Il fatto che a Terni in così breve tempo ci siano stati tre decessi, e tra l'altro due che hanno coinvolto direttamente la nostra scuola, ecco, ci ha un po' colpito. Io so perfettamente, per esempio, che quelle volte che in presenza abbiamo fatto i ricani, insomma, lo so perfettamente quali sono i limiti di certe azioni standard. E personalmente ciò anche Trivelli lo sa, come dire, ho anche consapevolezza del limite di incontri e iniziative di questo tipo per un motivo, cioè se la dimensione, diciamo così, l'approccio conoscitivo, ok, a una problematica come questa non è seguito da un altro tipo d'approccio, che è l'approccio esistenziale, cioè la scelta personale di fare della propria vita qualcosa di significativo, diciamo che appunto queste iniziative rischiano tutto sommato di lasciare le persone con le curiosità che già hanno,
in qualcuno rischiano di far venire qualche curiosità in più e diciamo così, tacitano le nostre coscienze, facciamo un po' di retorica su queste cose e la questione rimane esattamente come prima. Colgo l'occasione di dire qui quello che ho detto anche a qualche consiglio di classe. Se ben vi ricordate, 3 giorni dopo la morte di Flavio, lutto cittadino, pianti e strepiti in tutta Terni, 3 giorni dopo siamo andati tutti alle feste, alla festa delle scuole, cioè siamo andati in discoteca facendo esattamente la stessa cosa che facevamo prima. Quelli di voi che mi conoscono sanno che io sono piuttosto diretta e massiccia. Cosa mi aspetto dal fatto che uno sta dentro una scuola e deve essere consapevole della realtà? Ecco, mi aspetto esattamente questo, che questa consapevolezza determini cambiamenti nelle scelte e nelle azioni. Una cosa come questa funziona se fa vedere un cambiamento in qualche modo d'atteggiamento e di scelte, un cambiamento di uso del tempo libero. Perché adesso Trielli farà la sua bella lezione, risponderà alle vostre domande, ma io lancio una sfida che è questa, cioè esattamente una pedagogia del tempo libero, perché i casini delle persone dell'età vostra molto spesso vengono fuori da un uso assolutamente, come dire, irriflesso a volte o privo o vuoto di senso del tempo libero. Nel tempo libero ognuno fa quello che gli pare e spesso nel tempo libero ognuno si impelaga nei casini più impensabili. Allora, questa giornata, va bene, io spero che sia l'inizio di un cammino che faccia crescere tutti noi, perché è in programma anche la seconda puntata con Trivelli, ma la cosa c'ha senso, ok? C'ha senso se determina una presa di coscienza e un cambiamento del comportamento. Ma aspetto questo. Anche perché se questo non accade, non sarò più disponibile a iniziative come queste. Ecco, questa è la mia presa di impegno. Trivelli, ti affido questi ragazzi, va bene? E poi dopo, appunto, spero anche da questa esperienza di avere un feedback, perché è utile anche per noi comunque una sfida educativa e culturale su queste questioni. Cioè, non abbiamo paura di parlare di niente, ecco, purché le chiacchiere non siano a vuoto. Detto ciò, vi saluto, va bene, e buon lavoro. Ok, allora, grazie mille alla professoressa e dirigente scolastico del Donatelli, Luciana Leonelli. Ci ha fatto subito un grande, diciamo, discorso anche impegnativo, perché già adesso mi sento subito sotto pressione. Intanto la salutiamo, ci lascia dallo schermo e torniamo di qua tra di noi. Spero che tra l'altro sia tutto ok. Ci stiamo settando sullo streaming. Io ricordo che siamo live su Instagram, siamo anche live su YouTube, quindi potete seguire dove preferite la live. Dico agli amici di Instagram che professoressa Leonelli, non avendo la possibilità di collegarsi in doppia modalità, voi di qua non l'avete vista, mentre invece su YouTube l'avete vista, quindi su Instagram l'avete solo sentita. Ora, prima di chiamare Camilla, la rappresentante d'istituto, che poi farà, diciamo, anche lei un po' da patron, prima che di iniziare nel vivo della questione, poi riprenderò anche quello che ci è stato chiesto di fare dalla professoressa Leonelli, che tra l'altro in gran parte condivido assolutamente, direi di spiegare solo rapidissimamente come funziona e quello che succederà oggi. Dunque, ho ricevuto delle domande, moltissime domande, ho ricevuto più di 100 domande da parte vostra su Instagram in questi giorni passati, alla storia che avevo pubblicato, in cui c'era un box nel quale era possibile
poter inserire le domande. E abbiamo iniziato a leggerle, ovviamente, tutte, ripeto, ragazzi, protette dal segreto professionale. E quindi vi spiego oggi come funziona. Funziona che io risponderò alle domande che mi avete fatto, ovviamente tante si somigliavano e quindi io ho cercato di metterle tutte insieme. Poi vorrò fare una riflessione con voi rispetto anche a tutto quello che verrà detto. Ma vi chiedo di rispettare semplicemente questa regola. Voi potete scrivermi delle domande su Instagram, se volete, in collegamento alla diretta, premendo per favore sul tasto relativo alle domande, e quindi in modo tale da tutelare la vostra privacy e non apparire direttamente online sullo spettro della live. Per quanto riguarda invece YouTube, anche in questo caso c'è la possibilità di scrivere dei commenti. Ovviamente sono pubblici, quindi ricordatevi che se volete fare qualche tipo di domanda o avete qualche curiosità, sappiate che questa si trova nel live streaming pubblico e che quindi il mio consiglio è di farlo tramite Instagram, se avete Instagram. Detto questo, io se vedo che si collega tra poco, darei la parola a Camilla. Intanto la chiamiamo così, se ci sta seguendo, sa che deve provare a collegarsi e così magari le faccio fare anche a lei i saluti di rito. Vi vedo numerosissimi, tra l'altro vi ringrazio perché tra Instagram, ma soprattutto YouTube, siamo veramente tantissimi. Non vedo Camilla che sta apparendo, comunque non vedo che Camilla riesce a fare al momento questa situazione. Scusate, io sto guardando su tre schermi, non sono strabico, è solo che non vedo arrivarla. Vediamo un attimo se questa situazione. Allora, vediamo se c'è. Non mi sembra. Tra l'altro, ho come l'impressione che il video si veda un po' male su YouTube, se non erro. Ok, quindi proviamo a fare così e vediamo se le cose migliorano. Allora, Camilla, non ci... eccola qua. Allora, aggiungiamo Camilla, ok, che evidentemente aveva avuto qualche problema tecnico. Ecco Camilla. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, problemi tecnici oggi abbastanza, diciamo, mi è saltata la corrente, quindi eccoci. E niente, giusto due parole, un piccolo saluto a tutti. Volevamo noi rappresentanti comunque ringraziarvi di aver partecipato a questa assemblea tutti quanti, anche attivamente facendo le domande, perché comunque sappiamo che a distanza non è facile anche seguire magari un intervento un po' più lungo, partecipare a attività di questo tipo, comunque ci fa piacere vedervi tutti attivi. E volevamo spendere a nome di tutti i rappresentanti due parole sul perché abbiamo scelto questo tema. Allora, in primis, noi riteniamo che il tema delle dipendenze e delle droghe in generale sia un tema molto interessante per i giovani e non possiamo negare che questa è una realtà molto vicina a noi e ce lo dimostrano appunto i fatti che ci hanno coinvolto come scuola e quindi anche quello che ha detto la preside Luciana Leonelli prima. E secondo noi questi temi infatti vanno rappresentati, sì, vanno comunque affrontati in maniera non banale, perché non sono un tabù e vanno conosciuti a fondo, vanno conosciuti i vari tipi di droghe, i loro rischi dal punto di vista anche scientifico, ma anche psicologico e sociale. Per questo abbiamo comunque chiamato Giulio, che è bravissimo, è competente e ci ha aiutato molto appunto a organizzare questa cosa. E sì, noi ci affidiamo a lui e vogliamo approfittare di questa giornata per fare insomma un preambolo al progetto che verrà fatto più avanti, sempre sulle droghe e le dipendenze. Quindi grazie mille della disponibilità di essere qui con noi. Va bene, grazie Camilla. Io vi ringrazio tutti che voi mi date sempre questa fiducia anche pro bono, senza neanche aver messo, cioè neanche mi avete dato la possibilità di iniziare, che già mi ringraziate, però è carinissimo. E tra l'altro, mentre ti saluto, perché così diciamo conserviamo il più possibile la possibilità
di restare con la banda tutto preciso, poi semmai ci sentiamo dopo per i saluti con l'altro rappresentante, quindi intanto lasciamo Camilla, grazie mille, eccoci qua. Allora, ci diceva, ci ricordava una cosa importante, l'ha detto anche la professoressa Leonelli, è in corso un progetto da me ideato, fatto poi in partnership con il Comune di Terni, il progetto si chiama Eschere, voluto ovviamente da me questo nome per una situazione, diciamo, di vicinanza con lo slang al linguaggio giovanile. Questo progetto sostanzialmente nasce dall'idea di fare divulgazione scientifica rispetto al problema delle dipendenze in generale, ma anche un'alfabetizzazione emotiva rispetto a determinate questioni, che è quella che un po' la professoressa Leonelli ha chiamato pedagogia del tempo libero. Mi piace questo, anche questo modo di alternativo di dirlo. Quello che prevede il progetto Eschere è sostanzialmente l'incontro in ogni classe, circa un'ora e mezza, per poter parlare di una serie di cose che riguardano le neuroscienze delle dipendenze, ovvero che cos'è che succede nel cervello quando una persona si droga, per quali sono gli effetti che fanno le droghe sulle persone. Questo poi lo accenneremo anche nel corso della mattina, ma faremo qualcosa di breve, perché tanto se poi devo tornare e ci vediamo personalmente, ci sarà anche la possibilità di fare uno scambio insieme più approfondito su questo. Un'illustrazione di quelle che sono poi le tematiche di tutte le droghe, comunque in generale le sostanze che si trovano sia nel territorio che altrove, quindi cercare di capire quali sono gli effetti a breve termine e a lungo termine, e poi fare tutta una riflessione più di natura emotiva, che è poi tra l'altro la ragione per la quale io, almeno come persona, sono convinto che le persone non mi mandate subito, mi state mandando subito i messaggi carini, così dopo io mi imbarazzo e mi impappino. L'idea era quella di fare, diciamo, un'alfabetizzazione emotiva, cioè far sì che le persone capiscano perché eventualmente lo facciano, chiaramente, perché non è importante e soprattutto perché non dà nessun contributo nella vita drogarsi, se non per quel momento, quell'attimo fuggente di euforia di cui poi vi spiegherò. Allora, ciò detto, avendo fatto tutte le dovute premesse e facendo un po' di qua e di là tra i due schermi per cercare di coprire tutto quanto, io direi di iniziare con una serie di domande. Vi ricordo che per le domande live, quindi quelle che escono fuori mentre io parlo o quelle che io racconto mentre sono qua e leggo le vostre domande, che adesso andremo a ritroso a riprendere tutte, potete fare delle domande su Instagram con il tasto domanda che trovate in basso nella live, oppure se preferite farlo anche su YouTube, ricordandovi che mentre su YouTube è tutto pubblico, su Instagram io riesco a vederlo solamente io e quindi rispondervi facendo in modo che la vostra privacy sia rispettata. Ciò detto, io comincerei direttamente a fare dare le risposte. Allora, per una questione di privacy, io vi dico che quasi sicuramente farò... molti hanno scritto che lo volevano in anonimo, però io in generale eviterò di dire il nome della persona che me l'ha mandato, soprattutto perché siete tantissimi e alcuni vostri nomi di utente non li riesco neanche a leggere, salvo quelli, diciamo, che sono stati fatti con nome e cognome o qualcosa di simile, ma secondo me non è tanto l'importante poi dire chi è che ha fatto la domanda, quanto far sì che la domanda che una persona ha posto sia utile per tutti quanti. Se voi volete che io vi saluti in diretta, eccetera, basta che me lo scrivete nei commenti e io vi saluto. Allora, la prima domanda a cui voglio rispondere inizia subito e io l'ho messa anche un po' per prima, ma è arrivata anche cronologicamente per prima, perché solitamente questa è la classica, cioè, domanda, no? Quando praticamente le persone mi seguono su qualunque social, quando le persone vedono
di questo mio soprannome, poi me l'hanno anche chiesto la cosa del soprannome, ve lo spiegherò più tardi, che mi chiamo Dottor Droga, o che in generale le persone, i giovani, mi chiamano Dottor Droga, la domanda che numero uno che mi fanno è se sono pro o contro la legalizzazione della cannabis. Allora, questo è il classico domandone, questa è la cosa che tutti vogliono sempre sapere da me, e diciamo, spero di non deludervi nel darvi questa risposta, ma in realtà non è che non voglio rispondere a legalizzazione o proibizionismo, voglio fare un discorso un po' su quello che è il concetto e le questioni della cannabis, che poi fanno principalmente riferimento alla questione della legalizzazione, ma che anche in questo caso non è esattamente così. Poi siamo freschi di una nuova regolamentazione proposta dalle Nazioni Unite con il Consiglio di OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi faremo un po' di chiarezza in tutto questo ambito. Allora, partiamo dall'inizio. Innanzitutto, la gente comune, le persone, dicono che esiste una differenziazione tra droghe leggere e droghe pesanti. Lo dicono non perché ovviamente se lo so inventato, ma perché a partire dagli anni 70 è iniziata questa idea di differenziare le droghe leggere da quelle pesanti. Che cosa significa però droga leggera? Che cosa significa pesante? E soprattutto perché una è leggera e una è pesante? Allora, molte volte si fa riferimento a questo pensando che la pesantezza della droga sia la pericolosità, oppure che la leggerezza della droga sia il fatto che fa poco male, ok? Quindi nell'immaginario collettivo, diciamocela molto francamente, le droghe leggere, così anche come da uso comune, sono la cannabis, mentre invece le droghe pesanti sono cocaina, eroina, MD, LSD e tutta un'altra serie di droghe di cui poi tra poco parleremo. Il problema qual è? È che in realtà pochissimi sanno, perché poi chiaramente il senso comune dice una cosa, ma quello che dicono poi, che dice la scienza, è diciamo completamente differente. Che significa? Significa sostanzialmente che la differenza è stata fatta per il grado di addiction che riescono a declinare le sostanze, quindi che possiedono le sostanze, rispetto a quella che è la loro gravità nel fare danni rispetto all'assunzione. Facciamo un esempio. Se io assumo una volta nella vita una droga così come definita leggera, ok, quindi la cannabis ad esempio, non è che siccome è leggera non mi fa male, non è che siccome è leggera non crea danni al cervello o ad altri organi interni, in questa sezione neuroscienze vedremo tra pochissimo. Di rimando, se mi prendo una sostanza così pesante, parliamo per esempio l'eroina, che è quella in assoluto più pesante, sempre secondo questo modo che hanno le persone comuni di classificarlo, avrò delle insorgenze di patologia sicuramente differenti, molto più gravi, ok? Quindi la classica domanda è: ma quindi se io mi faccio una canna non mi fa niente, se mi prendo l'eroina mi fa tanto male? Allora, questo è un modo di pensare, è un approccio al pensiero che è completamente sbagliato, secondo me. Perché il problema di leggero o pesante non fa molto la differenza rispetto alla percezione che ha una persona della droga. Quello che a me dà estremamente fastidio è che ultimamente si sta strumentalizzando soprattutto i cannabinoidi, la cannabis, per un'opera di natura più commerciale che di salute. Nel senso che moltissime persone, che cos'è che dicono sostanzialmente? Che la liberalizzazione della cannabis vada incontro ad una serie di benefits, che sono quelli che la cannabis terapeutica ha per le persone, e io sono pienamente d'accordo, e che possa, diciamo, combattere tutta una serie di questioni di illegalità che ci sono rispetto all'uso e l'abuso di questa sostanza. Ora, facciamo un ragionamento più astratto che spiega perché sostanzialmente il discorso legalizzazione sì, legalizzazione no,
non è una cosa che almeno a me, che poi io mi occupo di scienza e non di politica, per fortuna, non interessa. Io faccio passare questo concetto, che secondo me è il concetto principe che deve essere capito, se no andiamo a fare tutta una serie di discussioni che sinceramente non c'ha neanche senso fare. Allora, io la penso in questo modo. La droga, quindi tutto quello che è una sostanza drogante, si definisce così per due proprietà. La prima è quella delle sue capacità psicotrope, ovvero l'alterazione della mente della persona che lo assume. La mente, per alterarsi, lo capite da soli, è facilissimo, riceve uno scompenso, perché nel nostro organismo si tende all'omeostasi, cioè allo stare in equilibrio, ok? Nel momento in cui io assumo una droga, è chiaro che per avere quella che voi chiamate la botta, deve avere un connotato, un corrispettivo a livello neurologico, sennò come arriva la botta? Quindi leggero o pesante è nella gravità di chi ne fa uso, con le conseguenze di chi ne fa uso. Il fatto che si voglia sdoganare l'idea che, siccome non fa tanto male quanto l'eroina, che ovviamente io in questo momento prendo come esempi dicotomici estremi, perché poi nel mezzo ce ne stanno tantissime altre che andremo a vedere se ce la facciamo nel corso di oggi, possiamo, diciamo, sostanzialmente dire che la differenza che va fatta non è tanto sulla questione della fa male perché è scusate, non fa male perché è leggero, fa male perché è pesante, piuttosto dal grado di danno immediato, sia a livello neurocognitivo che a livello di medicina interna, quindi degli organi interni, quella sostanza è in grado di fare. Far passare il concetto che, siccome è leggera, non fa male, a mio avviso è incredibilmente sbagliato. Io sono a favore della legalizzazione della cannabis, ma esclusivamente terapeutica. Cioè, il discorso è che è stato dimostrato scientificamente, anche se poi ovviamente quando si parla di scienza, lo vediamo con la questione dei vaccini per il Covid, c'è sempre un po' un ritardo cronico rispetto a quelle che sono le cose, diciamo, che la scienza riesce ad affermare con sicurezza rispetto ai tempi, però diciamo gli studi hanno condotto tutta una serie di ricerche e ci siamo, insomma, nell'affermare che il CBD e in parte anche il THC, in misure che ovviamente sono commisurate e controllate dalla medicina, non dagli spacciatori, riescono ad avere degli effetti positivi su una serie di malattie, quale il parkinsonismo, per esempio, o anche nel trattamento della terapia del dolore. Parliamo, e questo non lo dice mai nessuno, parliamo di persone che sono gravemente malate, parliamo di persone che sono, a volte, non sempre, ci mancherebbe, anche malati terminali, ok? Quindi il discorso della legalizzazione ravvisa, e mi può star bene sull'aspetto terapeutico, quindi controllato, quindi non che ci inventiamo i dolori solo perché ci dobbiamo fare una canna, ovviamente, se è circoscritto rispetto a quello che è l'utilizzo. Vi faccio un esempio che può sembrare sciocco, piuttosto che diciamo che in realtà invece secondo me è piuttosto emblematico. Allora, chiunque di voi purtroppo ha almeno una volta subito un piccolo intervento ed è stato operato in ospedale, avrà sicuramente ricevuto un'anestesia. Oh, successivamente all'anestesia, per il trattamento del dolore, che succede? Succede che le persone, ad alcuni, perché poi certo ovviamente se te fai l'operazione per l'unghia incarnita, no, però se parliamo di un'operazione un pochino più significativa, viene data la morfina. La morfina, che è un antidolorifico, ovviamente, è derivato dall'oppio. L'oppio è derivato a sua volta dal papavero, ok? Allora, quando le persone dicono «Ah, tu condanni la cannabis, perché?» Io, è come se mi stessero dicendo che io condanno i papaveri. Allora, io non condanno i papaveri, così come non condanno la cannabis in sé.
però sappiamo che molte piante, le foglie di coca per esempio sono una pianta, possono essere trasformate attraverso dei processi chimici in qualcos'altro. Stesso dicasi dei papaveri, quindi gli oppioidi. Basta pensare che da una parte con l'oppio ci si fa l'eroina, che è una droga, dall'altra ci si fa la morfina, che potrebbe essere, diciamo, che è usata in senso clinico, medico, eccetera, ma anche il metadone, che sarebbe una sostanza che i CERT danno a chi fa abuso di eroina per curare la dipendenza da eroina. Allora, la cosa è molto molto complicata e secondo me, anche se mi rendo conto che è molto facile dire ah sì, legalizziamo, sì, perché va contro le mafie, di qua, di là, figuriamoci se io sono a favore delle mafie o chiunque sarebbe a favore delle mafie, no? Ok, allora, è chiaro che non si può fare un discorso dicotomico e dire ah sì, ah no, perché è tutto estremamente molto 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 complesso. Quello che posso dirvi io è questo. Se la questione riguarda, diciamo, la legalità, io non mi permetto, perché non sono io la persona che in questo caso può stabilire o può dire come stanno le cose, però sappiamo tutti, e questo chi non è meschino, chi non è ipocrita, soprattutto tra voi giovani, lo sa, le sostanze, cioè la cannabis legale è tanto diversa dalla cannabis illegale. E le persone che facevano uso di cannabis illegale non utilizzeranno mai la cannabis legale come alternativa adesso. Perché quello che piace alle persone che fanno uso di sostanze e che è quello che poi anche... scusate che sto ricevendo dei messaggi di segnalazione, vediamo un attimo che cosa succede. Perché allora mi dicono che vanno bannati alcuni utenti che fanno commenti irrispettosi. Allora io non ho visto niente, chi è lo sveglione, chi so i sveglioni della situazione. Allora qua c'è stata tutta una roba, poi sono arrivati non si sa quanti messaggi, che succede? State allora questo qua che ha scritto maiala bella, vabbè, e senti, se c'hai, cioè se ti piacciono, c'hai da fare con le maiali, va su un altro canale, insomma. Qua che succede? Ragazzi, smettete, ci dobbiamo, almeno, ci sono persone che bestemmiano? Ah, ok, e vabbè, ma questa mica cioè, nel senso, non capisco la cosa, vabbè, che siete quelli là che volete ottenere l'attenzione? Siete dei narcisisti? Cioè, avete, che siete, mitomani? Cioè, vabbè. Allora, comunque, io non lo so, se volete io mi fermo, se no io sono per ignorare, perché ragazzi, questo è il web, nel web si sa bene, insomma, cioè nel web c'è sta Sapo Bulli, quindi figuriamoci se non ci possiamo aspettare che qualcuno si metta a dire qualche scemenze. Non c'è, io diciamo, salvo che non ci siano cose, insomma, particolarmente sceme o cose, direi che andiamo avanti. Che succede qui su Instagram? Tutto bene, ragazzi? Sì, vi vedo che state bene, grazie, mi mandate i cuori, bravi. Allora, dicevo, il discorso sulla legalizzazione, le consiglio di disattivare la chat, ma vabbè, cioè io, a parte che non credo di essere sicurissimo di sapere come si fa, perché mi hanno impostato tutto ieri sera e adesso non lo so se sia, però diciamo, non importa, cioè credo che, che dico, la maturità non vi hanno insegnato. Va bene, ma sì, ragazzi, cioè, nel senso, non diamo spazio, secondo me, eccessivamente a cose che, tanto poi si sa che questo è, che non c'è problema. Vi ringrazio, che è bello vedere che alcuni giovani dicano ad altri giovani di portare il rispetto, però state sereni, non c'è problema. E poi, diciamo, io almeno di quello che vedo, non mi sembra che ci sia tanta situazione così greve da questa insomma, almeno da quello che vedo non c'è problema, andiamo avanti. Allora, avete capito che spero, tra l'altro scrivetemi magari qualche commento per dire se avete capito, è chiaro quello che sto dicendo, se diciamo siete d'accordo o non siete d'accordo, ovviamente non fate le flame perché tanto non vi posso di certo rispondere in live, però l'idea che volevo far passare e che spero vi sia passata è che legalizzare o non legalizzare non può essere una scelta che
spieghiamo o che derubrichiamo così al sì e no, ok? Io vi posso dire quella che è la mia esperienza. Le persone, i giovani almeno, che si fanno le canne, quelle comprate, diciamo, dal mercato illegale, dal puzzone alla dry tech, ok? Sicuramente non sono persone disposte a far sì che il CBD o in generale quella che viene chiamata cannabis light diventi per loro un sostituto. Quindi il discorso del se legalizziamo allora le persone smetteranno di andare al mercato illegale, almeno mia personale opinione, che non so il Ministero degli Interni, non so nessuno, è che in realtà secondo me quelli che prima andavano dallo spaccino ci vanno uguale, e non è perché l'idea è che le persone hanno bisogno di una sostanza per tutta una serie di ragioni che ora dopo proverò a spiegarvi, e che di conseguenza non è che sono disposti ad andare a prendere la cannabis light. La vostra domanda è: ma in Olanda, in altri paesi, in America è stata legalizzata anche quella non light, quindi quella, diciamo, col THC, eccetera, eccetera. Sei d'accordo? Sei contrario? Allora, anche su questo, io vi spiego come la penso. Poi, ovviamente, a me mi chiamano dottor droga perché curo la gente dalle tossicodipendenze, non perché la droga la vendo, quindi non mi potete chiedere di essere, diciamo, a favore in generale di... Allora, qui mi dicono, mi fai entrare... Ti accorgi delle scemenze che scrivono in chat? No. Allora, un momento che io vi faccio entrare. Allora, facciamo entrare la preside, perché credo che la cosa stia sfuggendo di mano. Allora, vediamo. Luciana, puoi utilizzare il link che ti avevo dato prima, se non erro, oppure no, perché se no penso l'avresti utilizzato già. Allora, aspetta che te ne faccio un altro. Eccolo qua. Allora, scusate, non ho capito alla fine che cosa è successo, avrete fatto qualche casino sicuramente. Ecco qua, vi ho mandato il link. Allora, vediamo che cos'è che sta succedendo. Dai, comunque, a parte gli scherzi, calmi un po' tutti con le battutine. Urlo, sei un genio. Io, grazie, ma ancora non ho detto niente di trascendentale. Ti stimo totalmente. Ernesto, se scopro chi sei. Qua vi state a fare le flame. No, ragazzi, ma non fate le flame. Più che altro, no, su una droga specifica. I funghetti, questo ne parliamo dopo. Dei funghetti, ma la cocaina, che tipo di droga è? Queste cose le vediamo tutte dopo, ve le spiego tutte quante, abbiate un po' di rispetto. Basta, eccetera. Allora, ho mandato la mail alla preside, che adesso interverrà e sicuramente se la prenderà con voi. Tra l'altro, se mi sgrida anche a me, dopo io venga a beccare uno per uno. Allora, vediamo un attimo qua. No, prof, è pubblica. Ciao a tutti. Blocchi i commenti. Signori, cioè io, come dire, sto gestendo tre live, cioè tre contenuti in live streaming contemporaneamente. Non è una passeggiata riuscire a vedere tutto quanto insieme. Comunque, l'email l'ho inviata, e adesso molto probabilmente dovrebbe arrivare la preside, che dirà delle cose. Scusate se faccio così avanti e dietro con la testa, ma sto passando su. Vedete di calmarvi, vergognatevi. Non lo so, deve essere successo qualcosa che, di cui non mi sono accorto. 144p, immagino, perché forse lo streaming è un po' fiacco. Vediamo. Allora, mi è stato riferito che continua a scrivere in chat e che se lo faremo bisognerà interrompere e fare lezione. Allora, non lo so, ditemela. Ah, perché questi scrivono non potete bestemmiare, la botta sul piatto. Vabbè, ma cioè nel senso Tommaso, cioè nel senso cioè la botta sul piatto, fatela, cioè nel senso boh, io non lo so, non ho queste cose, vabbè, non lo so, io non sto vedendo cose estremamente complicate, però ok, va bene. Allora, nel frattempo che arriva qualcuno, io vado avanti, perché
non c'è, non vedo, non vedo messaggi di mi fai entrare. Ecco, io gli mando anche qua il link sul cellulare nel caso. Ah, ecco, vedo che mi sta, allora, sta succedendo il panico. Allora, chiedo di entrare in diretta. Questi ragazzi non mi pare abbiano. Allora, chiedo di entrare. Questi ragazzi non abbiano capito come si fa un'assemblea di istituto se poi ci sono persone esterne, chiudo l'assemblea. Allora, ah, eccola qua, ecco Luciana, ok, la collego in diretta, ragazzi. Eccoci, Luciana. Ragazzi, scusatemi, ma nel frattempo sono venuta a scuola perché io devo anche, come dire, lavorare. Ecco. Allora, Succede. succede questo. A me va bene tutto, la diretta su YouTube ha una, diciamo così, estensione limitata, giusto? E quindi significa che chiunque in Italia, nel mondo, in questo momento volesse vedere questo spettacolo, può vedere, diciamo così, il livello della interazione. Sì, Allora, Luciana, guarda, scusa se mi permetto. Allora, il ragionamento che tu hai fatto non fa una piega, solo ricordiamo, così giusto per un attimo le dinamiche, ok? Che all'intero mondo, che questa nostra live, che poi tra l'altro io ho su YouTube, non so se neanche 30 follower, come si dice, non è che va in diretta globale, mondiale o... ascolta, la questione è questa, cioè io capisco i ragazzi, però capisco anche appunto che c'è, come dire, c'è un livello in cui, come dire, è vero che c'è una forma della comunicazione che è intenzionalmente trasgressiva e intenzionalmente di rottura, ok? Ecco, però appunto quando la rottura diventa rottura vera, si può anche fare basta, ok? Allora, a me interessa che ci sia colloquio su sta roba, ok? Però mi domando qual è il limite alla, come si può dire? Decenza. Lucido, Sì. perché alcune delle chat hanno un aggettivo qualificativo, sono trucide. Allora, guarda, io posso provare a disattivare la chat. Ok. Ok. Sempre sulla parte. Allora. Perché io penso, capito, la scuola, io non sono una persona pacchettona, però ribadisco, cioè ci stanno ragazzini che con l'uso di queste sostanze si fanno tanto male Sì. e pensano che non è vero. Non solo, ci sta anche qualcuno che ha come atteggiamento l'idea, adesso faccio, voglio vedere fin dove voglio, posso arrivare, che c'è anche una dimensione della sfida rispetto a sta roba. Ok? Certo. Allora, siccome noi siamo una scuola, ripeto, io non ho paura di affrontare la questione e fare i conti con la realtà. D'accordo? Però anche dai ragazzi io chiedo che ci sia una maggiore presenza mentale. Perché se io devo prestare il tempo della scuola, il mio tempo, ok? A un tipo di interazione, come si può dire, ripeto, trucida, cioè di dileggio, ok? Guarda. Allora l'assemblea, quindi o sta cosa piglia un verso gestibile o se no chiudo l'assemblea, che piglia un obbligo fa l'assemblea tutte le ore precise e se ritara il progetto. Mi dispiace, ma ecco, bisogna capire che cosa vogliamo fare. Quella roba lì che ho visto non mi è piaciuta. Quindi ragazzi, devo capire, se ragazzi e Donatelli vogliono fare l'assemblea, continuano con un po' di decenza, se no aiutiamo. Tra l'altro, diciamo, ok, allora io vi chiedo cortesemente questo. Allora, se qualcuno sa,
come si toglie la chat dal live, io sono felicissimo di toglierla. D'altra parte, Luciana, capisco che queste sono dinamiche, capisco perfettamente quello che dici. Ovviamente quelli che in gergo si chiamano i troll su internet ci stanno da sempre, quindi però, guarda, la questione è questa. Abbiamo accettato di farla in questo modo, ma probabilmente se si rifà in un altro modo, ok? Se no, dove va? Sto cercando veramente in tutti i modi di ecco, forse ci sono riuscito. Credo di esserci riuscito, quindi in teoria dovremmo aver tolto la chat. Verifichiamo, non è un problema, faccio una verifica ulteriore, se funziona come diciamo, beh, se no si chiude l'assemblea, perché tu e io siamo responsabili anche di fronte al mondo di quello che succede durante un'assemblea di istituto. È chiaro? Allora, questi ragazzini, cioè, capito, pensano, alcuni, non tutti, grazie a Dio, qualcuno pensa che si possa giocare con tutto a un livello, appunto, come va di moda adesso, cioè come se, allora, come, non so come dire, c'era uno slogan del 68 che diceva: dove tu fai la legge io faccio l'illegalità, ok? Che poteva averci un senso all'epoca, io capisco tutto, però qui... Insomma, capito, c'è di mezzo qualche cosa che ha portato a Terni negli ultimi mesi alla morte di 3 persone. Allora, se c'è qualche cretino che pensa che su questo ci si possa giocare, mi dispiace, ma io non posso affiancare il nome di una scuola a anche minoranza, ma dei cretini. Proprio no. Sto guardando, scusami, sì, no, ti sto ascoltando. È solo che sto cercando in tutti i modi di capire come si toglie la chat. Io chiedo veramente scusa. Entro 5 minuti questo problema tecnico si risolve bene, se no interrompo l'assemblea. Facciamo una cosa. Allora, facciamo così. Se possiamo interrompere questo... Come? Non ho capito. Io non ho detto niente, io ho detto che se si risolve bene, se no si chiude l'assemblea, perché è legale chiudere l'assemblea. Allora, facciamo in questo modo. L'assemblea ospita bestemmiatori e altro, è chiaro? Quindi in 5 minuti, se tu elimini la chat e fanno l'assemblea in una forma controllabile, beh, se no si chiude. Ok, allora guarda, io mi stanno inviando delle specifiche su come chiudere la chat dal vivo. Cabina di regia. Allora, solo un secondo e diciamo cerchiamo di capire. Se non ce la faccio, richiudiamo e ricominciamo da capo e almeno. Per oggi chiudiamo, fanno lezione, poi prossimamente vediamo cosa fare. Ok, allora sto cercando di andare a verificare che cosa è accaduto e come poter fare questa cosa. Poi tra l'altro io chiedo scusa, ma tra l'altro non riuscivo a vedere i commenti, altrimenti l'avrei fatto fin da subito, ma se uno sta parlando, allora... Io credo a questo punto che la cosa migliore da fare sia chiudere questa live, disattivare i commenti e riprendere un altro live, se sei d'accordo. Se no, chiudiamo tutto e torniamo a fare lezione. Chiudiamo e facciamo lezione. Ci stanno, guarda, da gennaio a giugno ci sono altri mesi.
la studiamo con un presidio tecnico diverso. Ok? Se chiude e se fa lezione. Ok, allora diciamo io mi rimetto ovviamente a questa cosa. Sì, qua diciamo ci sono una serie di lamentele, capisco. Va bene, allora. Mi piace, guarda. Chiudiamo l'assemblea. Ok. Poi ci risentiamo con te per vedere cosa fare prossimamente. Ok? Va bene, ok. Allora, chiedo scusa se purtroppo le mie deficienze tecnologiche non mi hanno permesso di togliere la chat, chiedo scusa ragazzi, chiedo scusa a tutti, per quello che riguarda la mia ovviamente competenza tecnica, spero che la persona o le persone che hanno scritto questi commenti, che poi andrò a leggere, potrebbe essere una persona esterna, ma resta il fatto che non può entrare una persona esterna in un'assemblea di istituto, per cui si chiude, basta. Va bene, ciao. Okay. Allora chiudiamo la chat e diventiamo il broadcast. Alla prossima, una buona giornata a tutti. Ciao.